La partita di oggi è piuttosto sofferta. Nonostante momenti di grande gioco, nessuna delle squadre ha ancora segnato. Potrebbe esserci una svolta. L'Hydra ha appena commesso un fallo ai danni del Matador. E come la storia ci insegna, mai regalare un calcio di punizione a El Matador se non vuoi che gli Strikers segnino una rete. Parte il tiro a ruotare di esterno destro ed è gol! El Matador segna e i Super Strikers passano in vantaggio a pochi minuti dalla fine della partita. Niente male, Matador, ma ricordati, il prossimo gol tocca a me farlo. Ma certo, Shakes, non c'è nessun problema. Incredibile punizione di El Matador. Ora tocca all'Invincible United. La loro barriera doppia è famosa per aver respinto quasi tutte le punizioni della stagione. È vero, Lena. La loro barriera è molto efficace, ma i Super Strikers non si affidano mai a una sola strategia. No, oh, andiamo, coach. Non mi dica che non le piacerebbe che Shakes o El Matador fossero i primi a infrangerla. Eh, va bene. In effetti abbiamo un nuovo giocattolino da provare al nostro impianto sportivo. Devo scoprire cosa hanno in mente i Super Strikers questa volta. Finalmente ci siamo. Mi manca il respiro. 50.000 tifosi che gridano. È assordante, ma mi daranno la forza. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a Super Striker. Scarra, devi intrufolarti in quell'edificio stasera e scoprire cos'è questo nuovo giocattolino di cui hanno parlato. Ma Vince, il loro impianto sportivo segreto è circondato da mura di metallo e si trova a 30 piani sottoterra. E poi non esiste che il Matador o Shakes trovino un modo per superare la nostra barriera a due. Visto? Noi siamo imbattibili! Non devi mai sottovalutare i Super Strikers. Trovano sempre un modo per vincere. In quell'impianto segreto si nasconde la chiave del successo. Ma è una fortezza, mi scopriranno. Ti sto affidando un compito e vedi di portarlo a termine. Chiuso! Dingan! Io vorrei affidarti un compito importante. Siamo in ritardo, mio amico. E pensi che il coach se ne accorgerà? Sì, penso che se ne accorgerà. Voi due, seguitemi. Ci stanno chiamando? Ora lo schiaccio. Non toccare! Quello è il nuovo pulsante di sicurezza. Non lo sapevi che il coach ci vede anche dietro? Ho fatto mettere a punto dal professore un nuovo simulatore d'allenamento per voi due. Che cos'è? Che forza! Wow. E dove sarebbe questo macchinario pazzesco? Mi sa che il nostro sistema di sicurezza non funziona tanto bene. Che storia è questa? Attento alla tigre! Dingan, che cosa ci fai qui? Dingan, sei diventato sordo per caso? Il nostro impianto segreto è infestato dai fantasmi, che paura! Si tratta del nostro nuovo simulatore olografico. No! Wow! Incredibile! È davvero spettacolare! Guardate gli occhi, è come se ti seguissero ovunque ti sposti.
Voi altri non dovreste andare ad allenarvi adesso? Oh, quel coso ti ha fatto prendere un bel colpo, eh? Ah, guarda che l'avevo capito che era finto. Il vero Dingan ora è molto lontano da qui. Ho inserito nel programma di simulazione tutte le tecniche dei difensori della Invincible United. Se riuscirete a superare questi ologrammi, allora riuscirete a battere anche i veri giocatori. Buona fortuna! Tocca a me! No! Dovrete fare qualcosa di meglio per segnare. Sono tutti tuoi. Sì! La pazienza è la virtù dei forti. Non preoccupatevi, ragazzi, quello è solo un aspetto del gioco. Possiamo battere l'Invincible United anche se sbagliamo una punizione. Sicuro, ma ci perdiamo un'occasione, capitano. Per come gioca Scarra, al 98% ci becchiamo un calcio di punizione domani. Nort ha ragione. Se ti va, possiamo provare. Guarda bene, stavolta non ci sarà nessun suono fastidioso perché sono sicuro che segnerò. Ecco, questo è veramente un suono fastidioso. Veramente, veramente fastidioso. Veramente, veramente, veramente fastidioso. Non capisco di quale suono stai parlando. Io non sento niente. Sono bloccato a 30 piani sottoterra con un simpaticone. Bene, il sistema di sicurezza ha funzionato. Andiamocene via, allora. Fratto, fatto. E in questo modo eviterete di innescare involontariamente il sistema di sicurezza. Oh, scusatemi un momento. Pronto? Come vanno le cose, coach? Questo vuol dire che il sistema di sicurezza si è innescato. Oh, povero me. Il codice è per disinnescarlo? Ma certo, è facile. Com'era? Non ricordo. Cercherò di arrivare il prima possibile. La lezione è finita! Per ora questo è tutto quello che sappiamo. L'impianto sportivo segreto dei Super Strikers è al momento inaccessibile in seguito a un guasto e due giocatori sono bloccati al suo interno. Coach, vuole fare qualche dichiarazione in merito? Purtroppo l'impianto è totalmente isolato e non abbiamo modo di comunicare con l'interno.
Quindi non abbiamo idea di come stiano i nostri giocatori. È andato tutto storto, lo sapevo! Cos'hai combinato? C'erano tanti fili colorati, allarmi e luci. Penso che ci sia stato una specie di cortocircuito, magari due, o persino tre. Vince non sarà affatto contento. Preparati al peggio! Eh? Ah, brucia, brucia, brucia! La mia conclusione è che resteremo bloccati in questa stanza in eterno. Ah, non scherzare. Ma può darsi che esista un'altra via d'uscita. Se troviamo un punto debole, potremo provare a sfondare questo muro. Ammettiamolo, siamo bloccati. Non riusciremo mai a eludere il sistema di sicurezza. L'unica cosa che possiamo fare è continuare ad allenarci, nel caso ci liberassero in tempo per la partita. Jake, mio amico, scusa, ma tu stai delirando. Non usciremo mai in tempo per la partita. Hai qualche cosa di meglio da fare? Sei tu il responsabile di quello che è successo all'impianto sportivo segreto dei Super Strikers? È stato... Sei un genio. Intrappolare i migliori attaccanti dei Super Strikers è stato semplicemente geniale. Cosa? Non credo di essere un genio, ma sicuramente è stata una mossa intelligente. Non essere modesto. Ora non possiamo più perdere. È impossibile che il professore riesca a liberare Shakes e il Matador in tempo per la partita. Klaus e Lenky, prendete il loro posto nella formazione. Faremo del nostro meglio per non deluderla. Tenete tu, Shakes e il Matador. Vi siamo vicini con il pensiero. Qualunque cosa accada, non vi abbandoneremo. Eh? Prego, tocca a te. No, sono sicuro che tocca a te. Forse dovremmo fare una pausa. Io non sono stanco, ma se tu ti vuoi fermare... No, no, continuiamo. Ho solo proposto una pausa perché tu mi sembravi affaticato. Ai, ai, ai! Quei laser sono pericolosi. Ehi, anche tu lo vedi? Cioè che rischiamo di bruciarci? No, dico il pulsante di emergenza. Eh? Ma quei laser ci friggeranno come uova. Hai ragione. Adesso è il mio turno. Buonanotte, amico. Io ti aspetto. E spero che la squadra riesca a vincere domani. Giornata di partita, Strikaland. Che insolita formazione in campo oggi. Lenky e Klaus al calcio d'inizio per i Super Strikers. Di sicuro è strano non vedere Shakes e il Matador in campo. Spendiamo un pensiero per quei poveri ragazzi. Questo dimostra che la filosofia dell'allenamento dei Super Strikers è sbagliata. Ma non è proprio grazie all'impianto sportivo segreto che sono riusciti a mantenere il loro primato? Io dico che il loro coach fa troppo affidamento sulla tecnologia. Quello che rende l'Invincible United una grande squadra sono l'affiatamento e un tipo di allenamento basato sul lavoro di gruppo. Sarò sincero con voi. Questa sarà una delle partite più difficili che abbiate mai giocato. Più difficile ti... Sì. E ti... Sì. E ti... Sì! Oh, ok. Spero che i ragazzi stiano facendo del loro meglio per uscire di lì. Dancing Rasta è in splendida forma oggi. Ma si starà chiedendo come farà la sua squadra a sfondare la difesa dell'Invincible United senza i suoi attaccanti migliori, Shakes e El Matador. Dancing Rasta passa a Kuljo. Che triangola per Dancing Rasta! Questa volta non avete scampo. Aspettate a cantare vittoria. Oggi Lenky non sarà molto contento di sostituire El Matador. Ha!
Scarra ci ha dato un assaggio del gioco aggressivo per cui è famosa l'Invincible United. Non ci lasciano neanche avvicinare all'area. Sembra che Scarra abbia deciso di prendersi tutta la gloria e si sta dirigendo alla porta avversaria da solo. Ricorda che devi sempre vedertela con me, Scarra. Alla prossima. Che c'è? Ci siamo addormentati. Io non stavo dormendo. Dobbiamo sbrigarci. Siamo ancora in tempo per la partita. Ieri notte abbiamo tentato di oltrepassare i laser con la potenza e la forza. Forse dovremmo provare con la rotazione. Rotazione? Esatto. Dobbiamo calciare il pallone sull'esterno. Se lo colpiamo con la forza giusta e gli diamo anche il giusto effetto, dovrebbe curvare a sinistra e poi a destra. Oltrepassando i raggi laser. È davvero una bella idea. Meno male che ci è venuta insieme. Scarra è scatenato! Norte sta mangiando la polvere! Te lo avevo detto! L'Invincible United passa in vantaggio alla fine del primo tempo. Senza Shakes o El Matador, i Super Strikers hanno poche speranze di segnare. Devi calciare lontano dal centro e farlo ruotare. Va bene, coach. Sì! La tua tecnica funziona. Con un po' di potenza in più, il pallone colpirà esattamente il pulsante. Ecco qui il tuo, amico. Io prendo il prossimo nel caso tu mancassi il colpo. Non pensavo che fosse possibile. Sono finiti i palloni. Abbiamo un'unica possibilità di colpire il pulsante. Secondo tempo, Klaus e Lenki stanno giocando tutte le loro carte. Oh. Non pensarci nemmeno. E poi, anche se dribbli me... Oh. La fortuna è dalla parte dell'Invincible United quest'oggi. Non potrebbe andare peggio per i Super Strikers. Grande salvataggio! Ma se i Super Strikers non riescono a segnare contro l'Invincible United, questa partita può considerarsi già conclusa. Questi coraggiosi ragazzi non si arrendono! Sei pronto? Sto arrivando, Lenki! Che botta! Ed è calcio di punizione per i Super Strikers! Questa è l'occasione per gli Strikers di segnare un gol! Sì, peccato che gli esperti in punizioni non ci siano. Il capitano stesso si fa carico di questo compito! Solo lui può essere all'altezza di Shakes e di El Matador! Ma persino loro avrebbero difficoltà contro questa barriera di cemento! Ci deve essere un modo per superarli. Ma che succede? Sono El Matador e Shakes! Shakes! È vero che arrivi sempre in ritardo, ma questa volta hai esagerato! Amici, bentornati! Abbiamo capito come fare, capitano. Possiamo farcela. Ok, fratello. Però tocca a te. No, ora è diverso. Siamo in partita, Shakes. Ricordi? Io ho già segnato contro l'Hydra.
E comunque, credo che tu sia un po' più qualificato di me per questo genere di cose. A noi, allora. Vediamo che so fare. Fatto a calciare in quel modo! Sì, bravo! Sono felice che siate tornati sani e salvi. Amico, per caso vi è venuta la nausea là sotto? O si dice claustrofobia, quando la solitudine ti fa diventare matto? No, c'era altro che mi teneva impegnato. Oh, non vedo l'ora di raccontare al coach come hai distrutto tutti i palloni da allenamento. Shakes, come sei riuscito a trovare il varco contro la barriera doppia? Ho dovuto combattere contro un altro tipo di barriera ancora più dura mentre ero intrappolato nell'impianto. È tutta colpa tua! E la prossima volta affiderò a te i miei sporchi lavori! Shakes, ho paura che l'ologramma di Tingan ci abbia seguito fin qui. Secondo te è possibile? Hai visto? È claustronauseria!